Ciao! Oggi vi parlo di un paciugo. Praticamente mi sono iscritta al canale di una ragazza che si chiama Taiba Squalotta. Il canale si chiama, vabbè, insomma. E praticamente sul suo canale, appunto, ho trovato una ricetta di un deodorante che si chiama Deodorante Cremino. Mi è piaciuta, quindi avevo già comprato gli ingredienti per farla. Però poi è passato un po' di tempo, insomma adesso vi volevo far vedere il risultato. Sono molto molto contenta. Allora, questo è così com'è venuto a me. Vedete, è proprio diciamo è un po' solido, nel senso che non cade giù, però in realtà basta sfiorarlo, vedete, è proprio cremoso e insomma viene via, si riesce a spalmare bene. Mi è piaciuta un sacco questa ricetta perché è a base di burro di karité e pensavo che ungesse, in realtà no, non esageratamente. Allora, praticamente come si fa? Ci vogliono 2 cucchiaini di burro di karité, 1 cucchiaino di olio, lei dice olio di oliva, io ci ho messo dell'olio di mandorle, ormai mi sono fissata con l'olio di mandorle, lo metto anche nell'insalata. Quindi 2 di burro di karité, 1 di olio di mandorle, 1 cucchiaino di bicarbonato e 1 cucchiaino di pietra d'allume oppure di maizena, di amido di mais. Io ci ho messo l'amido di mais e poi qualche goccia di olio essenziale. Allora, sono molto 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 contenta del risultato che ho ottenuto, ecco. Perché innanzitutto mi è piaciuto tantissimo mettermi lì e paciugare col burro di karité. Poi all'inizio il burro di karité ha un odore un po' strano, però adesso che mi sono abituata mi piace molto quell'odore. E poi mi è piaciuto proprio perché, insomma, avere la soddisfazione di avere una cosa fatta in casa da te, no? È proprio bello. Vi spiego, adesso vi spiego cosa è successo. Praticamente mi sono depilata, un po' brutto da dire, però è così. Mi sono depilata le ascelle qualche giorno fa e niente, cioè, non me lo fa quasi mai, però stavolta è successo così. Una mi ha fatto un po' irritazione. Quindi, siccome in casa avevo solo dei deodoranti con l'alcol, ho detto vabbè, lo faccio perché questo sicuramente è delicato. E in effetti devo dire che è stata proprio una grande idea, perché già da subito col fatto che al burro di karité è così idratante, insomma così emolliente, già quando come ho iniziato a spalmarlo ho sentito che, insomma, stavo già un po' meglio, non so come dirvi. Bruciava sempre un po', ma non mi bruciava il deodorante, capito? Cioè, mi bruciava un po' proprio la zona. E però mi è piaciuto, insomma, mi è piaciuto tanto. Poi cosa ho fatto? Siccome all'inizio ci andrebbe il bicarbonato, però il bicarbonato ho letto che può leggere, che può essere un po', può dare un po' fastidio, allora ho detto vabbè, gli metto solo la maizena. La metto solo senza bicarbonato, infatti adesso glielo devo aggiungere. Gli metto solo la maizena così sono sicura che non mi dia fastidio. In effetti devo dire che ha retto comunque, sono stata comunque contenta. Poi per di più, appunto, siccome la zona era arrossata, gli ho messo l'olio essenziale di lavanda, che questa ha proprio delle proprietà lenitive molto forti. Se dovete comprare degli oli essenziali, io vi dico, non ho mai provato quelli di Aromazone, quindi non so come siano, di altre marche. Però se dovete comprare degli oli essenziali, io vi consiglio questi qui, che sono della Demeter. Hanno una boccettina, adesso ne ho degli altri, ma non riesco ad andare a trovare la scatola. Comunque sono così, sono verdi, hanno la scatola che è un po' giallina. E vi consiglio questi qua perché, insomma, pensate che gli oli essenziali si possono anche usare. Tipo per, almeno io li uso anche per il diffusore da mettere, quindi da respirare per profumare l'aria. E questi sono sicura che dentro non hanno schifezze, non hanno delle cose che possono fare male. E poi, come se non bastasse, provengono da degli allevamenti biodinamici. Biodinamico è una cosa ancora più, come se fosse ancora meglio del biologico, ecco, per farvi capire. Quindi ve li consiglio e il prezzo è più o meno quello che hanno gli altri oli essenziali, quindi non è niente di che. E basta, e io vi saluto, vi volevo solo far vedere questo mio lavorio perché mi è piaciuto un sacco e lo volevo condividere. Ciao ciao!